Eccoci, siamo in onda? Siamo noi? Sì, siamo in onda. Mi dicono che siamo in onda. Noi siamo attardati, perché insomma abbiamo l'acquolina in bocca. I nostri ospiti hanno già assaggiato. Li abbiamo lasciati mangiare loro. Invece io c'ho, scusate se ogni tanto ritiro la salivazione che si è accentuata anche grazie all'acidità di questo. C'era solo Strappelli che... Guarda che c'era solo Strappelli, suona benissimo, sì. Guarda, mi piace tantissimo il vino e l'abbinata della parola c'era solo con Strappelli. Stanno bene, c'era solo Strappelli, mi piace tantissimo. Fai solo il c'era solo? No, faccio altri. Devo dire che oltre che suonare bene, piace alla gente che piace. Come diciamo, si fa bene. Diciamo pure che questa sera abbiamo scelto questo c'era solo per l'abbinamento con il baccalà, che penso che sia il massimo. Perché è un cerasolo superiore, perché è molto strutturato, perché va molto bene secondo me con questi piatti. Abbiamo anche un'altra tipologia di cerasolo, come il cerasolo classico, che sicuramente va meglio insomma con diciamo dei pesci più delicati. Il baccalà ha bisogno di una struttura, di un corpo e ha bisogno di dell'alcol sufficiente. Ecco. Guido Strappelli, come si chiama questo vino? Si chiama Colletra. Colletra. Colletra è un diciamo che è la parola dialettale di Torano Nuovo, perché la mia azienda è un'azienda di Torano Nuovo. E tra è come indicare il paese di Torano in dialetto. Noi diciamo per indicare Torano, diciamo non c'era arrivato dialettalmente, ecco, insomma. Bellissimo, e questo sta con le tra, sta con le colline di Torano Nuovo, ecco. Le colline di Torano Nuovo, quindi come mi faceva giustamente notare il signor Figliacci, da dove è tu? Da tra. Vabbè, voi avete mangiato, io sono un pochino indietro, non so, ci dovrebbe essere Marvi che ci racconta questo piatto. Vuoi raccontare tu, Carlo? Indefesso Carlo? Stacanovista Carlo? Si può dire? Si vanta fino adesso, si è vantato del fatto che... No, io sono un testimone oculare, prendi l'altro microfono, io sono un testimone oculare. Solo per 17 gli amici. Ore, 17 ore qui dentro io ho contato. Prego, Carlo. Ti ringrazio di questa sottolineatura non indispensabile, ma me ne vanto solo per pochi intimi. Sono numeri, 17 ore passate qui. Lo lascio dire a chi mi vuole bene. Io in prima fila. Comunque, che cosa abbiamo mangiato? Io non l'ho capito. Abbiamo mangiato, se Marvi viene a raccontarci questo piatto, ma ce lo racconta dopo quando verrà qua. Io mi inoltrerei a far parlare più che parlare io Massimo Monti. Siamo pronti. Dell'azienda, ecco, è arrivata Marvi, perdonami, le donne prima. Sì. Marvi, stavamo parlando di te e che non ci hai e di baccalà. L'abbinamento viene facile, però non è vero Marvi. Spostati, mettiti a favore di telecamera, vedi che stai lì, fatti vedere quanto sei bella, anzi no, mettiti così che è meglio. Marvi, e allora non ci sei mancato per niente. Lo so, ma sono tornato. Allora eccomi qua. Ma tu ci dovevi raccontare di che cosa stiamo... Ancora non avete mangiato. Solo Paolo. Io non ho resistito. I nostri anche ospiti l'hanno fatto perché sono ospiti. E quindi adesso raccontaci quello che abbiamo mangiato. Allora, il primo piatto è un entrée ed è una polpettina di baccalà croccante con un impasto di patate profumato di maggiorana e arancia e un'insalatina aromatica. Buono? Sì. Sì, buonissimo, noi l'abbiamo mangiato, finito, buonissimo. Complimenti. È come quello che fa cracco. Uguale a quello che fa cracco. Questo farà crack, non fa... Fa crack, non cracco. Va bene, ma comunque ecco, io sono stato ingaggiato soltanto per parlare di libri e dire fesserie. La seconda la faccio benissimo, la prima dopo vedremo. Vogliamo far parlare il rappresentante dell'azienda Monti, Ubi Maior Minor Cessat. Dici Massimo, raccontaci, da bisnonno a Massimo, come ci siamo arrivati? Ci siamo arrivati grazie appunto all'intraprendenza del mio bisnonno che nel 1903 ha messo su un'attività commerciale tra i vari prodotti che commercializzava c'era appunto il baccalà. Il mio nonno si è specializzato su questo prodotto e poi di generazione in generazione
questa specializzazione è andata sempre oltre, fino a quando poi con la terza generazione, cioè quella dei nostri genitori, che poi sono quelli che danno il nome un po' all'azienda, che la nostra azienda si chiama appunto Foods Import dei Fratelli Monti. I Fratelli Monti erano i nostri genitori. Sono sì. Diciamo che ormai c'è stato un trapasso generazionale e adesso ci sono i nipoti, adesso ci siamo i cugini Monti, fratelli e cugini Monti, cioè sono due rami familiari che gestiscono l'azienda. E, niente, negli anni ci siamo specializzati sempre di più su questo prodotto e siamo diventati una realtà comunque insomma importante per questo settore. Il mondo del baccalà anzi lo dico io, a livello nazionale ma anche internazionale, insomma, perché producete e importiamo e trasformiamo il baccalà. Diciamo che quello che magari non si immagina è che il mondo del baccalà è un po' un mondo, è un po' una casta, cioè ci sono pochi produttori in Norvegia, in Danimarca, in Canada, Portogallo, sono questi i paesi principali di produzione, Islanda, Isole Faroe. Le isole Faroe che ne sentiamo parlare soltanto quando l'Italia gioca contro le isole Faroe, esatto, che magari riesce a perdere anche con loro o a quantomeno a pareggiare. Non sono ferrato sul calcio però mi fido io. Però ecco, isole Faroe famose perché sono tra l'Islanda e la Norvegia, esatto, oltre famose per quella mattanza di delfini, di cosa che fanno, una cosa crudele, di una crudeltà che loro ci hanno. Loro è una tradizione. Scusate, siamo in radio, ma è una tradizione del cazzo, sì, diciamolo. Sì. Ecco. Oggi pomeriggio abbiamo parlato di lazzaretti, di malattie polmonari, perché la leggenda dell'untore, no? Abbiamo parlato di bufalino, qui adesso invece andiamo sulla mattanza dei delfini, WWF, dove ce la siamo inificati. Ma è una parentesi per parlare delle isole Faroe, che tanto bene fanno al mondo producendo, cioè raccogliendo il baccalà, il merluzzo, togliendolo dal mare, ma fanno anche cazzate tipo questa qui dei delfini. Ma scusami, comunque, Massimo, continua tu. Diciamo che le famiglie che producono il baccalà sono poche e sono storiche anche loro, quindi e gli importatori in Italia poi effettivamente siamo pochi, cioè siamo 10 famiglie che... Una domanda subito, una provocazione, come il processo del lunedì, no? Non parlate più di tre alla volta. Posso? È vero che il miglior baccalà viene spedito a Napoli dalle isole sud, dalla Norvegia, eccetera? Ti risulta questa leggenda? No, direi sul di no. Baccalà? Direi di no. Napoli è famoso perché, come tutte le repubbliche marinare di un tempo, cioè tanti anni fa, quando non c'era il trasporto su ruota o su treno, il baccalà arrivava, e ancor prima lo stoccafisso, perché è stato scoperto, cioè è nato prima lo stoccafisso e poi il baccalà, arrivava via nave. Quindi tutte le cittadine che hanno un porto hanno una tradizione di baccalà, quindi Genova, Livorno, Napoli, Ancona, Venezia. E allora la notizia è falsa e tendenziosa, ma io l'ho letta qui su questo libro del quale poi parleremo, perché ci siamo confrontati prima fuori onda, conosciamo entrambi la leggenda di Piero Querini. Sì, ma Alberto Fiorin non me ne voglia, perché anche lui ci ascolta, è veneziano, ma in quanto tale è noto per le cazzate che scrive, insomma, diciamolo. Alberto, io lo so che tu ci ascolti sempre, anche adesso che sei... Occasione per salutarlo, ciao Alberto, però perdonami. Alberto, la prima volta che l'ho conosciuto eravamo in Francia e ho detto: tu che fai nella vita? Io sono un incostante. Siamo diventati subito amici, perché uno che ti risponde io sono un incostante, cazzo. E non era tanto costante nel momento in cui ha scritto quella cazzata. Alberto Fiorin, veneziano di Venezia, ricordiamo che vive ancora a Dorso Duro. C'è una grandissima tradizione, che poi in realtà lì loro chiamano il baccalà la vicentina, ma in realtà si parla di stoccafisso. Loro lo chiamano baccalà. Esatto. Però è lo stoccafisso cucinato in un... Questo in un che, questo è una... Mi stai stravolgendo proprio le basi della... Quando andate nella zona del Veneto... Quindi non è baccalà, ma è stoccafisso. Stoccafisso, sì. Stoccafisso che loro battono, c'è tutta una tradizione della preparazione, lo battono, ai tempi si batteva con dei martelli in legno, oggi poi si batte con dei... mortai, si batteva con dei mortai in pietra, e oggi sono dei macchinari evoluti, ovviamente con dei rulli in acciaio che schiacciano le fibre dello stoccafisso, che è molto secco. Poi magari, se volete, ne daremo una definizione esatta di stoccafisso,
e per farlo, diciamo, rinvenire in acqua più velocemente e poi cucinarlo con la ricetta tradizionale che è mantecato nel latte o in altri modi. Vedi quante cose che ti impara, che ti impara cucina Kapuscinski nella persona di Massimo Monti, che stasera fa la radio con noi. Esatto. E direi anche che Massimo Monti stasera incarna il bello della diretta, nel senso, stiamo in diretta, il bell'uomo che peraltro ha fatto, mi diceva poco fa, che ha fatto, fino adesso ha fatto televisione e la prima esperienza di radio, la prima esperienza di radio l'ha detto poco fa, adesso sta mentendo. E c'è un perché, no, e c'è così un perché, sembra perché che faccio televisione, no, no, assolutamente no. Dillo a tutti, allora, lui è stato ospite degli amici di Maria De Filippo, no, no, Uomini e Donne, scusa, mi sono sbagliato, Uomini e Donne. Sempre di Maria De Filippi, verrà sicuramente ripescato adesso da qualche Olga, da qualche Simonetta, da qualcuna, così è la mia trasmissione preferita. Io onestamente la squillano il telefono. È una richiesta. Signor Figliaggi, lei che di baccalà UNF ne sa più di Carlo Infranno, non si può dire neanche questo. Che cosa stiamo mangiando? Lei mi descrive il piatto che stiamo mangiando. Io o lui? Lui fai il controcanto. Allora, che ne so, questo Marvi ci voleva però. Marvi. Questo è... ma, cioè, perdonami, adesso è un attimo, è impegnata in altre faccende affaccendata. Salutiamo il nostro amico Fidel che ha una fantastica, un fantastico luogo, un loco di ristorazione. Questo è un, ciao Fidel. È un baccalà esotico, sicuramente. Questo è un baccalà esotico. Esotico. Non so se vuoi continuare, perché questa parola mi ha suggerito, insomma, un qualcosa che alla radio non so se si capirà bene, se si sentirà bene, però noi ci proviamo adesso. Beh, vedo mirtilli. Mirtilli. Melograno. Melograno. Lampone. No, no, cioè, scusa, lampone. 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 Rosso, lampone rosso. Melograno. Melograno, la radio bisogna parlare sembrerebbe un carpaccio marinato. Allora, secondo me lui è un genio e noi abbiamo pure un contributo audio con i potenti mezzi messi a disposizione al nostro, non è vero, non è vero, questo è mio, il mixer questo qui è mio. Adesso vorrei che voi riconosceste, magari se lo sentite, perché no, insomma, che cos'è un genio? Che cos'è il genio? È fantasia, intuizione, decisione e velocità d'esecuzione. Avete riconosciuto? Che cos'è questo? Oh. Amici miei, atto il terzo. Necci, il Necchi che fa uno scherzo bellissimo, irripetibile a tavola, non si vede, però che cos'è il genio? Fantasia, intuizione, velocità, rapidità di esecuzione. E questo qui. Allora. Rapidità di esecuzione è quella di Marvi che viene qui, il genio, rapidità di esecuzione, che viene a descriverci il piatto che stiamo mangiando. A favore di camera. Allora, sente. Io ho il piatto. Tutte e due. Allora, qui abbiamo un cuore di baccalà marinato agli agrumi. Sta scolando. Cuore di baccalà, scusami, cuore di baccalà. Monti. Baccalà fatto col cuore. Marinato agli agrumi con rucola, lamponi, melograno e cuore di arancia. Grazie. Bella questa cosa. Questa qui è sellero. Sellero. E questa cosa qui mi è piaciuta. Io la sfrutterei. Baccalà fatto col cuore. Ah, sì. Il cuore di baccalà. Baccalà fatto col cuore. Occhio. Stasera me ne torno a casa con una... occhio, con un nuovo mood pubblicitario per l'azienda Monti. Secondo me potrebbe essere uno slogan pubblicitario per la sagra del baccalà di Sant'Omero. Io so che, insomma, voi Monti siete un po' il motore di questa manifestazione, ormai giunta, aiutami, alla 17esima, no, di più 34esima edizione. È una sagra molto interessante dove Erminio ed io, insomma, siamo stati più volte, non cerchiamo di non mancare mai a questa edizione. Mangiamo poco, a dire il vero. Sì, perché quando andiamo, diciamo che c'è tanta gente e poi non ci piace fare la fila. Abbiamo chiesto peraltro di essere invitati nei tavoli un po' più dove serviti a tavola, perché dovete sapere che c'è anche una zona nella sagra di Sant'Omero con un'area servita coperta da tovaglie, coperta e apparecchiata.
a spesa zero dove si mangia, si paga tanto quanto gli altri che fanno la fila, esatto, agli stand. Abbiamo più volte cercato di prenotare, ma lì non avevamo, non avendo avuto fino a ieri, aderenze. Chiamiamole aderenze. Aderenze. Allora, è fondamentale, noi facciamo un po' come San Tommaso, dobbiamo metterci il naso in questa situazione, quindi vi preghiamo, anzi, sicuramente la prologo di San Tomero sarà all'ascolto. Allora, perdonami, io vi posso dire una cosa, abbiamo dedicato due puntate fa una guida, una puntata di Cucina Kapuscinski alle guide gastronomiche, mm-hmm, alle guide gastronomiche. Abbiamo parlato della veridicità delle guide, abbiamo detto che bisogna dargli il giusto peso perché dicono cose buone e cose meno buone. Adesso sappiate, detto questo, sappiate che una nota guida non gastronomica ma anche di gastronomia e anche di cosa, senza fare nomi, senza fare nomi, dopo averci invitato a far parte della giuria è salita cioè aspetta, la sagra che ci ha invitato a far parte della giuria è salita al primo posto, top 5 delle sagre d'Abruzzo, delle sagre d'Abruzzo, dopo che hai chiamato noi a far parte della giuria. E non è voto di scambio, non è assolutamente voto di scambio. Voglio invitare chiunque a qualcosa da ridire, a dirlo ora o a tacere per sempre, speriamo che tacciano. Sono stato invitato, siamo stati invitati anche l'anno successivo, abbiamo declinato l'invito perché eravamo in altre faccende, mia figlia venire a quella di Sant'Omero, per venire a quella di Sant'Omero. No, ma a Sant'Omero verremo in quanto Cucina Kapuscinski e magari faremo anche una diretta, che dice la regia, una diretta dalla sagra di Sant'Omero. L'abbiamo fatta, Radio R9 presente ogni dove, questa è la verità, l'hanno già fatta ma non con Cucina Kapuscinski, che questa qui è soltanto appunto la sesta puntata, andrà avanti per tutta l'estate, insomma, anche l'inverno prossimo. L'editore. Comunque questa è una promessa, vi prendiamo in parola. Occhio piano con le promesse, che noi vi prendiamo in parola. Rilancio. Allora, lui è quello che deve rimanere qui, io invece sono quello che va, capito? Io sono il viandante, sono quello che si presenta, sono il forestiero, insomma, io arrivo e dove passo io poi non cresce più l'erba, ma questa... Però, l'erba non cresce più, però si sale di classifica e si va al primo posto sulle guide. Michele Lauro del Touring Club Italiano, non ascoltare, ma stiamo scherzando, tu ci ascolti sempre. Devo mangiare velocemente, non so, allora vogliamo fare una canzoncina, ce l'abbiamo, perché noi qui il tempo ce l'abbiamo quasi finito, ci sei quasi, un attimo, perché mi sembra di capire che infatti il tempo a nostra disposizione è terminato, magari facciamo una canzoncina, che ci abbiamo adesso? Cesarea Evora, per favore mettimi Cesarea Evora, Café du Sur, va bene? Ci siamo pronti? 1, 2, 3.